Oggi terzo giorno, veniamo adesso dall'incontro con Marcello Ravveduto, un grande studioso che si occupa di digital, che ci ha spiegato, paradossale per me magari, però ci ha spiegato il racconto mafioso all'interno delle canzoni neomelodiche che adesso si sono evolute nell'ambito rap e te ne dà anche una visione molto, molto ragionata, che è difficile capire, o almeno accettare e dirsi perché io queste cose che lui mi dice adesso non le ho mai notate ascoltando in continuazione questo genere di musica, almeno non la neomelodica ma il rap. L'analisi sociale che fa lui dietro a questi racconti è illuminante. Mi ha fatto anche molto riflettere sul pezzo che sto facendo. Già sto modificando delle cose e altre cose modificherò dopo aver concluso questo video. Mi dispiace che in questi diary stanno diventando in realtà quasi dei riassunti di quello che stiamo facendo con questi incontri, ma li trovo forse i momenti più interessanti, che danno più spunti. Essendo io appassionato alla scrittura in quanto rapper, sì, produco anche la mia musica, ma la mia grande passione è la scrittura e la lettura. Quindi uno spaccato, cioè mi ha spaccato completamente l'immagine che avevo anche di tanta musica che non apprezzo, di tanti artisti che non apprezzo. Non perché io li debba apprezzare per quel che dicano, ma per il fatto che raccontano comunque uno spaccato reale. Uno spaccato reale, che ci siano dentro realmente o no, lo raccontano. E quello dovrebbe far la musica, raccontare il nostro periodo storico in modo che chi l'ascolti dopo lo capisca. Almeno quello a me sembra, quello io riesco a percepire quando vedo opere artistiche differenti, che possano essere la musica del passato recente di De André o i film di Paolo Villaggio. Quindi sono veramente perturbato dalla mia cecità, e forse è qui che è quello che cercavo in questa esperienza, qualcuno che mettesse un po' di luce negli angoli bui.